C'è qualche possibilità, Antonellis, di una marcia indietro sul Green Pass per quello che riguarda il lavoro, l'accesso ai luoghi di lavoro? Dal 15 mi ritroverò con la metà del personale. Questo è il datore di lavoro che ti fa questa domanda. 7 su 20 resteranno a casa senza fare tamponi. Che faccio? Chiudo la ditta e li raggiungo? Sì, no, è un problema e sarà un problema ancora peggiore nelle forze armate, perché che facciamo? Rinunciamo alla sicurezza, che è un diritto fondamentale del cittadino, perché 80.000 tra vigili, forze dell'ordine e forze armate staranno a casa. Quindi lì sarà un tema, il governo non ci ha ancora messo la testa, ma ci deve mettere la testa, deve trovare un piano B, perché non è che migliaia di lavoratori nei servizi pubblici essenziali possono restare a casa. Per ora non mi pare che Draghi voglia fare marcia indietro sul Green Pass, però credo che se ne senta sempre meno il bisogno, anche perché all'atto pratico, una volta che hai raggiunto l'80% dei vaccinati, Green Pass o non Green Pass, non è più il Green Pass che fa la differenza. Anche ieri Figliuolo ha detto che a breve ci sarà l'80% degli italiani vaccinati, per cui è questo il dato che deve far riflettere. Non mi pare che finora anche il Green Pass, quello che c'è stato fino ad adesso, insomma, abbia ottenuto chissà quali risultati. Se il problema ospedaliero è stato calmierato, lo si deve al vaccino, non certo al Green Pass, che praticamente è una sorta di succedaneo istituzionale. Io non penso che ci ripenserà nell'immediato, ma non credo nemmeno che avrà vita lunga. Credo che la funzione del Green Pass si andrà ad esaurire automaticamente con l'aumento dei vaccini. Carlo invece chiede ad Antonellis, a Marco Antonellis, se potrebbe essere ancora protratto lo stato di emergenza che dovrebbe finire il 31 dicembre. Mai dire mai, però insomma. Sarebbe un brutto colpo, Marco, sinceramente. Ma sai, volerlo protrarre ulteriormente non avrebbe assolutamente senso, tanto più in una nazione che vuole tornare alla normalità e che di fatto ci sta anche riuscendo, e oltretutto il governo si fa vanto di essere in grado di far ripartire il paese e già di farlo da adesso, per cui sarebbe un controsenso, io credo che molto difficilmente verrà prolungato, anche perché tenete conto poi che oltre i 2 anni non si può prolungare lo stato d'emergenza, per cui e ormai ci siamo, perché a dicembre non saremo ai 2 anni, ma insomma quasi. Sì, ci chiedono a Marco Antonellis qualche dato, numero, un'opinione su chi sia davanti, ma non possiamo farlo. Dopo le 15 sarà possibile anche estendere l'opinione e magari dare qualche numero, oltre al fatto che poi arriveranno i numeri ufficiali. Alessandro ti chiede: sono fuori anche la notte perché faccio l'autista, è il mio mestiere. Secondo lei, Antonellis, posso andare in centro a Milano e con il camion per farmi il tampone in farmacia? O magari a Roma o a Torino, come faccio? Io sono autista, a farmi il tampone? Ma infatti il problema è che dal 15 il governo ha tragicamente sottovalutato la questione, dal 15 se ne renderà conto, dal 15 dovrà approntare dei piani B per tutte queste situazioni, altrimenti rischiano che per aver fatto il Super Green Pass rischiano non di liberare il paese, di aiutare la circolazione dei mezzi, ma rischiano di mettere sabbia nel motore del paese, rischiano di bloccare, di impedire la circolazione dei mezzi, quindi il Green Pass rischia di diventare un impedimento alla libertà, non come un qualcosa che aiuta la libertà dei cittadini, che poi è il messaggio che il governo e la maggioranza di governo ha voluto far passare. Si fanno anche le altre domande, arrivano sui partiti, al voto, ripeto, nel pomeriggio sarà possibile anche
allungarci di più su questo, su questi commenti. Lo faremo domani mattina, noi di Un Giorno Speciale, ma nel pomeriggio di sicuro Radio potete seguire. Sarà serrata anche l'informazione sui risultati elettorali. Un altro ancora invece chiede a Marco Antonellis se è possibile che ci siano dei brogli, perché sai, anche a Roma sembra che ci sia stato qualche episodio di schede errate. Succede spesso, forse sempre, Marco. Poi non accade nulla, non ci sono grandi conseguenze normalmente, no? Anche quando si parla di errori, di schede sbagliate, che commenta? Come commenta Marco Antonio? Sai, i brogli in democrazia sono sempre esistiti, sempre esisteranno, quindi non mi meraviglierei affatto se ci fossero anche stavolta, insomma. No, ogni tanto parte qualche inchiesta, ma poi alla fine non mi pare che ha mai grossissime conseguenze. Sai, la partita vera poi si gioca lì nel seggio, devono essere bravi quelli che controllano, anche i vari osservatori dei vari partiti devono essere bravi a non perdere voti per strada, insomma quello è un gioco molto 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 politico e molto concreto che si fa lì, perché poi una volta che escono i numeri da lì, salvo che non ci siano state cose clamorose, cioè sembra che in alcune sezioni abbiano mandato schede di altri municipi. Vabbè, lì ci sono sicuramente degli errori, però siamo sempre a sembra, insomma, poi bisognerà verificare, lo dovrà fare evidentemente l'autorità giudiziaria, insomma, poi dopodiché la storia dei brogli è una storia infinita, ma non solo in Italia, ma nel mondo, però bisogna sempre poi vedere caso per caso. Allora, dottor Antonellis, che succede il 15 ottobre? Un terzo dei trasporti su strada, 98.000 fra polizia, carabinieri, polizia penitenziaria, marina senza benedizione, scrive un altro ascoltatore. È quello. Il problema è che vanno di mezzo, quello che dicevamo, il problema è che vanno di mezzo diritti fondamentali, il tema della sicurezza, insomma, possono mancare pattuglie in strada, cioè si pone un problema serio e ancora... Io penso che il Viminale, ma anche la difesa, dovrebbero emanare prontamente delle circolari per gestire questa situazione, perché il 15 è domani mattina, però vedo che ancora non si muove una foglia, quindi spero per loro e per il paese che abbiano un piano B, perché questa situazione va gestita, non è che puoi dire a questi signori vabbè state a casa, perché qua parliamo di lavori fondamentali come il tema della sicurezza, ma anche il trasporto, penso alla benzina, penso ad altre cose, non possiamo giocare con queste situazioni qua, anche perché poi il Green Pass diventa inevitabilmente un boomerang se non lo gestisci, da che doveva diventare un elemento per favorire la mobilità, lo vai a sfavorire, quindi fossi Draghi farei molta attenzione e preparerei già un piano B, perché non puoi lasciare tutte queste persone a casa così solo perché non hanno un timbro sul foglio. Allora ancora scrivono, buongiorno Claudio, dottor Antonellis, ma i nostri esperti non avevano detto che con l'80% dei vaccinati avremmo raggiunto l'immunità di gregge? A cosa serve allora il Green Pass? Assolutamente, ma quello che dico pure io da tempo, già dall'estate scorsa dicevano che, ma addirittura si parlava mesi addietro non dell'80 ma addirittura del 70, si parlava di immunità di gregge raggiunta tra il 70 e l'80%, quindi la riflessione sarebbe ancora più ampia da fare. Il tema vero è che poi ci sono state altre varianti come la Delta, ma il tema ancora più vero è che comunque molto spesso anche i governanti che a parole sono decisionisti hanno sempre una soluzione, in realtà nella lotta al Covid per tanta parte e una buona parte ancora oggi si sono mossi al buio, hanno brancolato nel buio praticamente, perché comunque ci sono state tante incertezze, tanti errori, tanti problemi, il vaccino che funziona ma funziona fino a un certo punto, insomma, e quindi poi il combinato disposto di tante manchevolezze ti costringe comunque ad andare avanti sul vaccino anche se hai raggiunto l'immunità di gregge.